Riparte da Ferrara dopo una sosta, per così dire, forzata di 12 giorni. Venerdì ore 20:30 il Pescara sarà ospite della SPAL in piena crisi e in ritiro. Baldini recupera Meazzi, per il resto tutti a disposizione, tranne lo sfortunato Lonardi. Così nel corso della trasmissione Solo Calcio, Capitan Brosco, 107 presenze e 5 gol con la maglia del Delfino, arrivò a Pescara giovanissimo, 21 anni, in B, campionato 2011-2012. Favolosa promozione in Serie A con Zeman in panchina. Quella stagione è ripetibile secondo te? Beh, sicuramente per tanti fattori è irripetibile, sicuramente, però quest'anno si sta creando una bella magia e ci crediamo un po' tutti. Anche il capitano parla come il tecnico, eh? La magia, ve l'ha inculcata bene questa parola nella testa. Sì. Il mister parla tanto, quindi noi ci crediamo a quello che dice, ce la stiamo mettendo tutta. Mi dici una qualità da sottolineare di questo allenatore? Beh, sicuramente è molto, molto meticoloso su ogni dettaglio tattico in campo, ma secondo me la sua caratteristica principale è che sa creare un gruppo, e quest'anno penso lo si veda in campo, ci aiutiamo tutti. Ognuno fa una corsa in più per il compagno, se uno può rimediare a un errore di un compagno lo fa molto volentieri, e quindi questa è la forza di quest'anno. E il mister è stato molto bravo sin dal ritiro a metterci in testa queste cose che faranno la differenza. Parto dai difensori che meno campo devono coprire più fanno fatica. Sicuramente l'anno scorso, con i due terzini che salivano, il play non proprio di rottura, e quindi era molto difficile. È chiaro che si puntava a fare un gol più degli altri, e quindi diciamo che la strategia era quella, e non a coprire molto i difensori. E per quanto riguarda quest'anno c'è anche più pressione sulla palla di chi potrebbe lanciare, quindi possiamo anche fare letture di anticipo, e quindi su quello secondo me ci rende più semplice il lavoro. Preferisco sempre vincere e giocare male che giocare bene e perdere, sinceramente. Questo lungo intervallo potrebbe condizionare il ritmo acquisito sin qui? Beh, sicuramente ci vorrà la controprova, però il mister ci ha tenuto veramente sul pezzo questa settimana e anche la scorsa, perché non ci ha fatto mai staccare, abbiamo fatto 4 doppi allenamenti in 12 giorni, quindi la squadra è carica e non vede l'ora di affrontare la SPAL. Ecco, per ricordare compiutamente l'elenco delle squadre in cui ha militato Riccardo Brosco in Serie B, abbiamo detto 348 presenze, mi ero fermato al Pescara ancora prima, Triestina, poi Ternana, Latina, Carpi, Ascoli e Vicenza, cioè tanta roba. Ti manca solo la Serie A, ce la puoi fare però, una presenza la puoi fare. Sì, sarebbe il mio sogno, diciamo, riuscire con questa maglia a ritornarci. Però c'è un problema: il 30 giugno del 2026 scade il tuo contratto, ce la faresti a vincere la B, eventualmente se si va in B, e poi dopo che succede? Io ci metto la firma, poi dopo ci si pensa.